Dopo 11 anni la Roma è riuscita a battere il Napoli all'Olimpico e lo ha fatto con un punteggio sonoro che non ammette attenuanti. Castellini ha dovuto chinarsi per 5 volte per accogliere la palla dal fondo della propria rete, mentre Tancredi lo ha fatto soltanto 2 volte. 5-2 quindi per i giallorossi, che hanno portato a 5 i punti di vantaggio sull'immediata inseguitrice, Verona. E dire che nella prima parte della gara il Napoli aveva messo in difficoltà gli avversari, non mostrando timori reverenziali e giocando con spigliatezza e decisione, tanto da portarsi addirittura in vantaggio al 13° con Diaz che batte Tancredi in uscita. La Roma però è squadra che non si scompone e riprende a fare il suo gioco con tranquillità. 2 minuti dopo infatti ci prova Di Bartolomei. Poi al 29° Di Bartolomei tira dal limite, ma Castellini si salva di piede sulla deviazione di Pruzzo. Il pareggio è nell'aria e giunge al 31°. Su punizione calciata da Proasca, svetta Nela e di testa batte Castellini. Al 41° la svolta decisiva dell'incontro. Celestini e Diaz pasticciano in area giallorossa e il tiro ravvicinato dell'argentino viene respinto da Tancredi. Così nell'azione successiva la Roma si porta in vantaggio. Un tiro di Maldera viene respinto da Ferrario e riprende Ancelotti, che segna con un bel tiro in diagonale. Nella ripresa la Roma si porta subito sul 3-1. È il secondo minuto quando, su passaggio di Falcao, Di Bartolomei batte ancora Castellini da 25 metri. A questo punto scarnecchia e rileva Criscimanni, ma è la Roma che impegna Castellini con Pruzzo. Nemmeno l'inserimento di Dal Fiume per Vagheggi dà risultati, perché è ancora Di Bartolomei a siglare il 4-1 al 17°. Il 5-1 al 25°, Falcao allunga a Proasca che passa al centro per Pruzzo. Tiro e respinta di Castellini. Riprende Pruzzo e mette in rete. Dopo che Nappi ha sostituito Nela, il Napoli segna il suo secondo gol con Marino, in seguito ad un'azione condotta da Vinazzani, scarnecchia e crolla. E la partita finisce qui, anche se Lidl sostituisce Pruzzo con Chierico. Un gol, Roberto Pruzzo, forse hai scaricato tutta la tua rabbia la seconda volta e sei riuscito ad andare a segno. Sì, direi che ci voleva questo gol, dopo tanto che l'aspettavo, è stata una bella partita. Direi che è andato tutto per il meglio, insomma. Citterio, un 5-2 che naturalmente forse punisce troppo il Napoli, ma questa Roma mi sembra stata grande oggi. Ma quando si prendono 5 gol non si può dire niente. E per quanto riguarda la partita? Avevamo cominciato bene, poi sul 2-1 poi è venuta fuori una grossa Roma e l'abbiamo fatto finire. Grazie. A questo punto penso che è proprio il lino della Roma oggi, 5 gol a Napoli, giocando un gran secondo tempo anche a parte del primo. Ma diciamo che li abbiamo prima mandati in vantaggio prima di poter esprimere il nostro gioco come sappiamo e come dobbiamo fare ogni domenica da qua alla fine. Speriamo, adesso siamo la lepre, speriamo, dobbiamo ancora accelerare domenica a Cesena, poi vediamo. È aumentato il vantaggio sulle dirette avversarie, io penso che questo non è un campionato che la Roma non può vincere o può perdere, è il campionato della Roma. Ma comunque speriamo che, come dici tu, lo sia fino in fondo, ma ci vuole tanta abnegazione ancora e tanta umiltà.